Benvenuto Presidente sulle fonti TV, format dedicato ai lavori a Montecitorio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. È appena iniziata la terza chiama, possiamo vedere in collegamento dall'aula di Montecitorio, appunto dalla Camera dei Deputati, naturalmente in seduta comune, per vedere appunto. Sentiamo anche l'audio per vedere cosa sta accadendo, ma insomma è appena iniziata, alle 11 c'era la chiama, quindi si stanno chiamando i deputati, i senatori e i grandi elettori per la votazione. Sentiamo un istante e poi entriamo nel merito. Ecco, c'è un rimbombo, ma nel senso stiamo vedendo i lavori, ma comunque non c'era l'audio, ma come vedete è iniziata la terza chiama. Dopo la fumata nera della prima e della seconda, la prima con una pioggia di schede bianche, sono state nella prima giornata 672, nella seconda 527. Ieri sera, notizia importante per così dire di questa nuova giornata dedicata al Quirinale, il centrodestra ha ufficializzato la rosa dei suoi candidati. Tra poco andiamo a leggerli nuovamente. Naturalmente il centrosinistra non è molto d'accordo, strano a dirsi. Allora, io saluto il mio primo ospite, Alessandro Darold, collega di La Verità. Grazie per essere con noi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno, ciao Alessandro e bentrovato. Allora, il centrodestra, li volevo leggere con te i nomi che sono stati ufficializzati appunto dal centrodestra. Marcello Pera, li ha elencati Matteo Salvini, leader della Lega, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Salvini ha precisato che nessuno di questi esponenti ha la tessera di partito, ma che hanno ricoperto ruoli importanti e ha rivendicato in qualche modo il ruolo del centrodestra in questa scelta del candidato per il Quirinale. Cioè ha detto, alla fine negli ultimi 30 anni la sinistra è stata sempre la protagonista assoluta, ora mi sembra doveroso che sia il centrodestra a l'area liberale moderata, ha detto in realtà Salvini, che è maggioranza del paese, avanzare delle proposte. Partiamo da qui, cosa ne pensi? E poi naturalmente facciamo un po' di riflessioni su questa tornata del Quirinale. Ma allora sì, poi c'è stato Letizia Moratti, in realtà mi pare che sia Elisabetta Maria Casellati il candidato di Salvini. Sì, adesso lo cerchiamo, ma questa è un'agenzia che è uscita stamattina, però adesso la andiamo a riprendere, vediamo. Perché c'è anche il nome della Casellati in ballo, che è Presidente del Senato, almeno nell'elettroscena di questa mattina se ne parlava a lungo, non so se Salvini avrebbe optato per il suo nome in quanto donna e in quanto anche Presidente del Senato. Comunque magari nelle ultime ore è cambiato qualcosa. Guarda, anche ANSA riporta, così cito la fonte, Pera, Moratti e Nordio, però la Casellati era stata fatta come nome assolutamente. Probabilmente queste sono le nomine ufficiali, poi cambiano, Alessandro, le cose cambiano di minuto in minuto. Ecco, sì, cioè. No, poi cambiano di ora in ora i nomi perché sono stati anche molto, molto frenetiche della politica. L'elezione del capo dello Stato è l'elezione potente più importante che avviene insomma ogni 7 anni, e quindi è logico che probabilmente abbiano cercato di convergere anche su altri nomi. Detto questo, Alessandro, per precisione di informazione, il nome di Elisabetta Casellati è stato fatto, ma anche quello di Moratti, quindi ti confermo, come carta coperta del centrodestra, quindi è per questo forse che non è stata messa in quella che è definita la rosa ufficiale, insomma, dei candidati. E sul tavolo sono rimasti i nomi di Casini e Amato, che erano stati fatti già in precedenza. Ecco, prego, adesso ti do la parola e stop, abbiamo chiarito. Sono nomi chiaramente che il centrodestra ha voluto appunto imporre e proporre. Il centrosinistra chiaramente non è d'accordo. C'è chi dice, sostiene, che il Movimento 5 Stelle possa magari convergere appunto su un nome che piace centrodestra, magari anche Nordio stesso o lo stesso Moratti o Casellati. A mio parere siamo ancora in una fase diciamo così non definitiva delle trattative. Oggi è una giornata cruciale per il retroscena ancora, perché i giochi si faranno ancora fuori dall'aula. È domani che inizieranno veramente a contarsi probabilmente i voti in Parlamento e si capirà qualcosa di più. Ricordo che oggi la terza votazione è quella che ha bisogno di ancora più voti per poter essere eletto il Presidente della Repubblica, mentre da domani ne bastano 505. Quindi da domani davvero iniziano i giochi davvero
più importanti nelle votazioni. Io Assolutamente. credo che stasera ci saranno altri vertici. Anche oggi, adesso, Salvini comunque ha detto che durante questa votazione la Lega voterà scheda bianca. È ancora una fase, ripeto, abbastanza fluida. E quindi bisognerà attendere ancora la decisione dei leader vari dei partiti che Alessandro, dovranno guarda che hai imporsi. cliccato qualcosa e vediamo simpaticamente il tappeto, penso, di dove trovi, però vabbè, adesso Scusate, sistemiamo. Ok, va bene, così vediamo anche la tua location. Eccoti, vai. dicevo quindi che siamo ancora in una fase che ogni leader di partito dovrà dire la sua nelle prossime ore e trovare un'indicazione. Io credo che i veri candidati alla presidenza della Repubblica sono e saranno nei prossimi giorni due in particolare, ovvero Mario Draghi e Sergio Mattarella. Ci sono due riserve importanti che sono Amato e forse Casini, però ricordo che anche Amato è in corsa questa settimana anche per un altro incarico, che è quello di Presidente della Corte Costituzionale, che si saprà sabato mattina. Quindi, insomma, anche nelle retroscena e nelle loro quinte si parla spesso e volentieri di Draghi come figura più importante e che insomma sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica. E poi come una pista di Mattarella, anche stamattina se ne parla, autorevoli analisti lo propongono, chiedono a lui un bis anche di 2 anni come fu per Giorgio Napolitano. Diciamo che l'elezione di Mattarella toglierebbe un po' di castagne dal fuoco perché permetterebbe a Draghi di concludere questa legislatura che scade il prossimo anno, permetterebbe al governo di gestire al meglio il PNRR, insomma, sarebbe una Infatti, soluzione. la soluzione è, diciamo, anche più semplice, diciamoci la verità, Alessandro, perché poi così ti faccio anche un'altra domanda che ci riporta allo stato della politica, sarebbe questa, cioè Mattarella riconfermato, però insomma, diciamo che questa dovrebbe essere un'eccezione, no? Quella della prosecuzione del mandato di un Presidente della Repubblica. Costituzionalmente si può fare, però chiaramente il mandato dura 7 anni e dovrebbe durare 7 anni con cambio, anche perché è triste pensare che non ci siano figure che possano sostituire l'attuale Presidente della Repubblica. Ma detto questo, dicevo, soluzione più semplice, Mattarella riconfermato, cioè che prosegue nel mandato, Draghi, Palazzo Chigi, porta a termine tutto e poi prende il posto di Mattarella. Questo è un po' quello che si dice, no? Quindi sarebbe solo un congelare il futuro ruolo di Draghi, no? È corretto? Sì, è facile a dirsi, è difficile a farsi, perché poi sono anche dei passaggi costituzionali che non è che sono così semplici. Lo stesso passaggio di Draghi al Quirinale, nel caso in cui venisse eletto, non è semplice, la Costituzione non lo prevede, ci sono dei passaggi formali molto delicati, perché dovrebbe essere lo stesso Mattarella, insomma, ad accettare le dimissioni di Draghi prima che Draghi salga al colle. Stamattina autorevoli costituzionalisti sui giornali si dilettano nel tentativo di trovare una quadra, una soluzione. Sono passaggi molto delicati perché non avverrebbe, cioè, insomma, non è mai accaduto nella storia della Repubblica. Certo è, come appunto si parla un po' nei capannelli dei parlamentari, che siamo anche in una fase in cui si parla di semipresidenzialismo, che si va verso una riforma anche della Costituzione nei prossimi anni. Quindi il fatto che Draghi possa magari diventare Presidente della Repubblica, partendo da Palazzo Chigi, potrebbe essere un primo passaggio, no? Una prima forma di questo presidenzialismo di cui si parla da anni, che non riesce mai però ad attuarsi. Diciamo che è auspicabile, almeno ci sono forti. Diciamo che c'è chi dice che sia auspicabile per la tenuta del paese, insomma, una stabilità politica. Sì, per garantire la stabilità politica, lo scenario inverso è invece se Draghi dovesse andarsene via da Palazzo Chigi, Elezio, cosa sarebbe più ipotizzabile o meglio per il paese? Elezioni o appunto un tecnico, un uomo di fiducia, uomo o donna che sia, che potrebbe mettere Draghi. Ma in questi giorni, beh, anche questo dire mettere Draghi non, chiaramente se dovesse passare a presidente, diventare Presidente della Repubblica non sarebbe il massimo che ci fosse lui stesso a decidere poi il suo successore a Palazzo Chigi, anche questo, ribadisco, è qualcosa che costituzionalmente davvero inelegante, ecco, possiamo definirlo così, anche se non vietato comunque dalla Costituzione. Io credo che il tema di queste settimane, delle discussioni, è stato proprio questo, cioè nel senso, nel momento in cui Draghi potesse diventare Presidente della Repubblica, chi andrà a Palazzo Chigi? I nomi che si fanno sono diversi, si è parlato di Marta Cartabia, che
il ministro di Grazia e Giustizia, si è fatto il ministro dell'Economia Daniele Franco, che insomma sta seguendo anche i temi più spinosi e i dossier più caldi dal punto di vista economico, quindi potrebbe essere anche lui un successore naturale. Ricordo che in teoria per anzianità quello che dovrebbe diventare presidente del Consiglio nel caso in cui Draghi dovesse andarsene è Renato Brunetta, ministro della pubblica amministrazione. Insomma, ci sono tante cose da chiarire, da risolvere. Credo che oggi sarà una giornata decisiva sotto questo punto di vista. E poi domani, durante le votazioni, magari capiremo già un po' di più. C'è chi scommette che venerdì potremmo già avere un Presidente della Ti Repubblica. stavo C'è chi lo dice chiedendo, sì, in queste ore. domani forse ancora, anche se domani servirà la maggioranza assoluta, però forse domani ancora nì, e venerdì potrebbe essere più probabile. Quindi però, insomma, tu sei del parere che entro la settimana la partita verrà chiusa? Io credo che ce ne sia bisogno anche per quello che sta avvenendo nel mondo, insomma, non possiamo neanche restare imbrigliati a un'elezione del Presidente della Repubblica. Ci sono venti di guerra in Ucraina, c'è ancora Certo. una pandemia in corso che non è ancora finita. Tante cose Insomma, da fare. Alessandro, sulla verità, sì. non è neanche un'immagine così avvincente, interessante per i cittadini che fanno fatica dopo 2 anni di pandemia, assistere a teatrini politici così lunghi e così estenuanti. Credo che questo, la politica già non ha più tantissimo appeal, non credo voglia perderne ancora, quindi penso che No. prima si faccia, meglio Sulla verità, che cosa vi auspicate? Poi ti saluto. è. Ma ci auguriamo che si perda il meno tempo possibile, anche perché, ripeto, c'è una questione, un tema, i negozi chiudono, c'è un rischio, l'inflazione galoppa, i prezzi dei carburanti sono altissimi, persone vogliono risposte dalla politica, vogliono anche soluzioni immediate. Quindi insomma non possiamo neanche stare appesi al teatrino del Quirinale per altre settimane o anche mesi, ecco. Questo credo che la cosa che sia più importante sia questa. Poi l'importante è che insomma, il paese si deve riprendere dopo una difficilissima fase come quella di questi 2 anni. C'è bisogno di una figura insomma, che chiaramente bipartisan, che sappia traghettare il paese per i prossimi 7 anni. Certo, assolutamente sì, è già abbastanza triste che non si sia arrivati all'appuntamento della votazione per il Quirinale con le idee un po' più chiare, però insomma fa parte del gioco, lo possiamo dire in modo oggettivo e anche un po' amaro. Grazie a Alessandro Darold che seguiamo attraverso le pagine del quotidiano La Verità, buon lavoro e ci sentiamo presto naturalmente anche sulle fonti TV, buona giornata e insomma, Grazie a voi, buona buono giornata. spettacolo qui al Quirinale come stiamo facendo noi.